Firenze, Fortezza d'Abbasso, 81esima edizione di PT Bimbo, l'appuntamento internazionale di riferimento per la moda e il lifestyle del bambino da 0 a 14 anni. 446 collezioni, di cui 207 provenienti dall'estero, con oltre 5.700 buyer nazionali ed internazionali, dalla Rinascente di Milano ai celebri magazzini Lafayette di Parigi, Harrods da Londra e il Corte Anglais dalla Spagna, colossi della distribuzione mondiale, presenti anche Brasile, Russia, Hong Kong, Messico, India ed Indonesia. Un mercato che nel 2014, con aumento del 2,4%, ha raggiunto i 2 miliardi e 64 milioni di fatturato, compensando la leve flessione del mercato interno con l'export che raggiunge 1 miliardo di euro. Come cita Eva Desiderio della Nazione, mai più come mamma e papà. PT Bimbo veste con fantasia, con collezioni che non scimmiottano più il look dei grandi. Una liberazione per i bambini in felpe, jeans o giacchino sartoriale, per i maschietti abiti sprint e sottogonne in tulle per le bambine. Comics è un progetto charity nato da un'idea di Alessandro Ricketts con Vogue Bambini e Pitti Immagine, che vede i personaggi dei cartoons vestiti da celebri stilisti come Trussardi, Diesel, Ermanno Cervino, Jen e Vivetta. Parte del ricavato sarà devoluto al Onlus Save the Children per i bambini del Nepal. Un'azienda made in Italy, prodotta a Montespertoli dalla Lionella Lingerie, azienda nata nel 1957, si lavora con tessuti puri quali il cotone, le pizze a frastaglio, trine, si lavora la seta, capi esclusivi, unici, per le dolci notti delle bambine e anche per la comunione e il battesimo. Facciamo abiti di principessa. Thank you.
Ma ecco i veri protagonisti del PT Bimbo, bambini e bambine, modelli in erba, selezionati dalle migliori agenzie del settore, che si preparano per la sfilata, seguiti da mamme, nonni e papà armati di cellulari, che riprendono con legittima soddisfazione quello che oggi è un momento importante e sarà domani un bel ricordo. Un esercito di fotografi e camere diffonderanno nel mondo l'immagine della moda italiana, tramite loro che forse non saranno i più belli, ma certamente sono i più bravi, perché hanno superato faticosi casting, prove di abiti e set fotografici. Il giusto abbinamento abito bambino può rappresentare ordini per centinaia di migliaia di euro, e qui niente è lasciato al caso, sono le aziende che scelgono i bambini che li rappresenteranno nel mondo. Partecipano le grandi aziende che chiedono conferme alle linee prodotte dagli stilisti e le piccole che hanno la possibilità di confrontarsi con i grandi compratori internazionali. Ed a volte basta un cliente importante per cambiare la storia di un'azienda. Il centro turistico Arcobaleno Village offre ai propri clienti la possibilità di alloggi in appartamento o sistemazione in bungalow. Il centro, che si trova a Marina di Bibona sulla costa etrusca, mette a disposizione un'area ricreativa con una grande piscina dotata di zona bambini e idromassaggio, con bar e a poca distanza campi da tennis, centri di equitazione e le sabbiose spiagge della costa toscana. Gli appartamenti sono dotati di doccia idromassaggio, aria condizionata e TV satellitare, in una vasta area servita da market, ristorante e pizzeria. Di rosso, di verde, di giallo, di tutti i colori
del mondo, di tutti i colori che vuoi. Sono come te, mi piace tanto nuotare, viaggiare, scoprire posti bellissimi, ma oggi non sai. La fantasia ti può portare lontano e ti prende per mano.